Bene, qua mi chiedono sempre, no? Tu, i tuoi rapporti con Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II veniva dalla Polonia, dove aveva così assorbito diciamo così, le ingerenze del comunismo, no? In questo libro ti vede, c'è lui, no? Che è praticamente accigliato, e nel retro del libro invece lui sorridente. La genesi di queste due foto. Beh, è vero che il Papa... mi era capitato di scrivere una lettera a Berlinguer, no? Ne avevo scritta prima una a Zaccagnini, perché c'era stata una crisi di Tangentopoli e il presidente del consiglio, un certo Forlan, ancora vivo credo, aveva detto: beh, vi meravigliate, in politica fanno tutti così. No, allora non dire che sei cristiano. Se tu dici sono cristiano, sia pure democristiano, perché allora c'era una differenza, ne racconto una. Dicono che Nerone aveva mandato i cristiani nel circo, poi ha mandato i leoni a mangiarli, un gran polverone. Quando è finito il polverone, c'erano i cristiani che piucavano le ossa dei leoni. Allora ha mandato a vedere, mandami il capo, ma cosa hai fatto? Ah, dice imperatore, abbiamo sbagliato. Invece dei cristiani abbiamo mandato i democristiani. Si chiamavano i forchettoni allora, dai, questo è per dire. Avevo scritto allora a Zaccagnini per dire, avevamo fatto lui il nuovo segretario, poi lo conoscevamo perché di Ravenna si votava, dico, ma dico, comportatevi meglio, insomma, dovete dare un esempio che so io. E lui aveva capito, ma neanche risposto. Ma dopo 3 mesi che Berlinguer aveva detto, ma noi siamo disposti a lavorare con i cattolici per il bene della nazione, dei lavoratori, ed era la volta che avevano avuto il massimo, credo tra i 30 e il 35%, avevano avuto, 76. Allora mi venne da scrivergli una lettera, mi consultai perché il presidente, che era il cardinale Balestrero, disse: ma quando fai certe cose dovreste consultarti. Mi ero consultato con un vescovo, si capì, con un vescovo che avrebbe potuto dirmi di sì, perché se vado a chiedere a quelli che mi dicono di noi. E lui una settimana avevo aspettato perché lui mi desse il parere. Allora avevo scritto questa lettera in cui diceva: beh, adesso vedete, voi marxisti, atei, che so io, come facciamo? E lui mi rispose un biglietto dicendo: dobbiamo fare il governo, ma perché intanto sempre l'abate Franzoni, ma aveva mandato una lettera aperta, vuol dire che girava sui giornali, dicendo: invece di scrivere al segretario del Partito Comunista, perché non scrivi al Vaticano che mi ha ridotto allo Stato laicale? E io gli avevo risposto una lettera aperta e pare che Berlinguer abbia detto: è finita ormai nel mondo cattolico. A parte il fatto che un mio prete, un tipo un po' originale, aveva scritto al cardinal Poletti, presidente della CEI, dicendo: invece di ridurre Franzoni allo Stato laicale, perché non riducete il Vaticano a Stato laicale? Per dire. Ma dopo più di un anno c'era da fare il governo di solidarietà nazionale e ci voleva l'apporto esterno dei comunisti. Berlinguer si ricordava che quando c'era stata l'apertura a sinistra col Partito Socialista, la CEI, che allora era il cardinal Siri, aveva detto: non si può perché sono marxisti atei, bisognava lavorare il mondo cattolico. Doveva uscire una rivista a Torino con un articolo di Padre Sorge e un articolo di Berlinguer. La rivista non uscì perché Padre Sorge si era ritirato. Oggi è domenica, ieri mattina ero a Vercelli perché è andato l'addio all'arcivescovo che compie il 75, e fra gli altri c'era anche Padre Sorge. Poi gli ho detto: ma padre, quella volta lei si è ritirato. Lui dice: come dire, ho dovuto ritirare. E allora la rivista era uscita, ma con un articolo non più di Padre Costa, ma di Padre Sorge, di un certo Padre Costa, e con una non più di Berlinguer, ma di Cardia. Ecco, quindi. Però doveva lavorare il mondo cattolico, e allora gli disse: ti ricordi che l'anno scorso è uscita, ti ha mandato una lettera a un vescovo e tu non hai ancora risposto? E allora lui mi rispose, ecco, una lettera dicendo: ma noi non siamo marxisti, siamo laici, né atei, né ateisti, né antiteisti, cerchiamo di fare laicamente
il bene della gente e lavoriamo con tutti quelli che ci stanno. La lettera portò dello scompiglio. Il cardinal Luciani, che era patriarca a Venezia, scrisse un articolaccio per dire che Berlinguer poteva parlare a nome del suo partito, Bettazzi non aveva nessun mandato di parlare a nome della Chiesa. A Papa Luciani morto, il segretario mi ha cercato per dirmi che gliel'avevano comandato dall'alto di scrivere quell'articolo lì, sapevano che lui era più remissivo. Ecco, allora si capisce, avevo visto il presidente dei vescovi polacchi, dice: fate presto voi a scrivere al segretario del Partito Comunista, venite a vedere come si vive sotto i comunisti. Io allora ero presidente internazionale di Pascristi e avevo bisogno di una risposta per una cosa così e non arrivava. Allora so che il Papa, finite le udienze, saluta i vescovi presenti. Andai a un'udienza qualunque e il Papa cominciò a salutare. Quando arrivò da me, dico: sono Bettazzi, vescovo di Ivrea. Il segretario, che era un italiano, dice: è un vescovo noto in Italia. È noto in tutto il mondo. Ecco, ed è la frase. Dice: ma perché l'ha messa? Dico: ma perché col sorriso ce l'hanno tutti, è una così che non c'ha. Ma dietro ci ho messo che il Papa sorride alla fine, dico: vedete che parlando col Papa si può fargli cambiare anche la faccia. Si capisce che le prese di posizione che prendavamo per Pascristi, per l'obiezione di coscienza, per il disarmo, creavano problemi. Anche adesso Pascristi si è messa contro quegli aerei da caccia, gli F-35 spendono 16 miliardi per fare degli aerei per fare la guerra, che non potremmo fare la guerra, sono di attacco, spendeteli per dare da mangiare alla gente, per curare la sanità, per fare le scuole, no? Ecco. Allora si capisce che allora questi rompi un po' così, ma noi lo facevamo con tutta serenità, perché ci sembrava di contribuire a dare una testimonianza di come la fede ci deve portare a uno spirito di pace.